arrivato. Ciao Fabio. Fabio. Ciao. E Francesco. Di cosa vi occupate? Il focus è... sono i delfini che vivono nel Golfo di Alghero. C'è una popolazione che noi seguiamo già dal 2012. La specie si chiama Tursio perché vive nel Golfo di Alghero. Ci siamo dedicati anche allo studio del traffico marino, non soltanto sui tursiopi, ma anche in generale anche in altri aspetti dell'ambiente marino. Registriamo in real time le vocalizzazioni emesse dai delfini. Tante volte sente un gran rumore di imbarcazione e a volte non capiamo. È un po' come se io e te volessimo fare una discussione e invece ci ritrovassimo in discoteca e volessimo comunicare. Allora, due cose facciamo: o urliamo e alla fine della serata siamo stanchi morti perché abbiamo dovuto urlare, quindi spendere più energie, o l'altra soluzione è allontanarsi, e i delfini fanno uguale. Quando c'è troppo rumore o cambiano le frequenze, quindi consumano maggiore energia, questo è un problema, oppure si allontanano, e allontanarsi significa sottrarre, quindi degradare temporaneamente l'habitat di vita di questi animali che sono costieri. Siamo saliti a bordo. Queste sono le vostre due imbarcazioni. Esatto. Ospitano 12 persone ognuna, sono 10 metri in resina, hanno un motore leggermente silenziato per far sì che ci sia meno rumore possibile. Il target principale è quello delle famiglie, perché ci teniamo molto appunto al discorso di educazione ambientale. Come quella bambina a bordo che ha detto che alla fine dell'escursione non... E che ha deciso di non mangiare più pesce, così non lo toglieva ai delfini. Esatto. Perché dopo quel che gli abbiamo spiegato ha capito che l'overfishing, cioè la troppa pesca di pesce, è un problema per i delfini. Diciamo che il problema non è tanto la pesca in sé, ma il non controllo della pesca in generale, per cui ci sono state delle attività di pesca anche in mare aperto con super pescherecci a strascico che prendono su tonnellate e tonnellate di pesci, che di certo non sono neanche compatibili e non è neanche buono per i piccoli pescatori locali, che fanno invece un altro tipo di pesca con degli attrezzi conformi, regolari. Questo ha un suo perché. Il delfino cerca di trarre vantaggio anche da queste attività, quindi quello che può fare ad esempio a volte è seguire anche gli strasci, che abbiamo visto dei video incredibili anche dove i delfini vanno addirittura dentro la rete a prendere il pesce e poi uscire fuori. Ci sono alcuni prodotti che hanno anche delle certificazioni, dei marchi Dolphin Safe, perché vengono utilizzati dei metodi di pesca che riducono o azzerano il rischio di cattura accidentale. Mangiare locale potrebbe essere una buona soluzione. Da lì è nata l'esigenza anche del fermo biologico, cioè interrompere attività di pesca per dare tempo alle popolazioni di riprendersi e ricostituirsi. Dobbiamo fare una riflessione importante sul turismo, perché ovviamente le aree marine protette, da che prima venivano visti come dei santuari intoccabili, oggi sono diventati uno strumento anche di marketing. Quello che conta molto, e questo è un punto su quale noi spingiamo tantissimo a bordo, è il comportamento dell'imbarcazione. Sì. Se io navigo mantenendo una direzione costante, senza cambiare velocità o direzione, e i delfini arrivano e si affiancano, se tu continui a fare quello che fai, loro continuano a restare vicino a te perché hanno sotto controllo la situazione. Cioè, il rischio e il problema è il momento in cui io comincio a cambiare le velocità o magari a sterzare o andare dritto sugli animali. La cosa importante da fare in presenza di delfini, questo è importantissimo, la gente lo deve sapere, bisogna non arrivarci mai da dietro, non bisogna mai tagliare la strada di viaggio dei delfini o arrivarci di fronte, bisogna, se il delfino si sta spostando in questa direzione, avvicinarsi parallelamente mantenendo una distanza di 100 metri, stessa velocità degli animali, stessa direzione degli animali. Se il delfino vuole, si avvicinerà. Magari c'è una mamma con un cucciolo, quindi cosa farà la mamma? Andrà in immersione, modificherà la sua spesa energetica perché deve spendere più energie per andare in immersione e evitare la barca. Riapparirà, se la barca continua a inseguirla, a tentare di avvicinarsi, lei andrà di nuovo in immersione, il cucciolo con sé, e così via. Prova a immaginare cosa vuol dire sotto costa con un sacco di barche che mantengono questo atteggiamento nei confronti dei delfini. Non è che i delfini hanno sempre voglia di giocare, bisogna essere in grado di capire quando è il momento sì e quando è il momento no. E noi su questo abbiamo una certificazione, cioè una certificazione di High Quality Whale Watching. Purtroppo tante volte di vedere delle imbarcazioni che passano all'interno delle aree a protezione integrale, quindi dove non si dovrebbe navigare. Sono segnalate con delle belle boe gialle grosse, quindi non puoi non vederle. Come balene, balenottere, capodoglio, so che c'è qualcosa che passa, che transita. Guarda, durante il lockdown ci sono stati avvistamenti ripetuti. Abbiamo avvistato una balenottera minore intrappolata in una rete.
e l'abbiamo seguita, è intervenuta anche l'area marina protetta, si è cercato di capire se si poteva avvicinarsi in maniera tale da riuscire a tagliare delle cime. Per due ore è stata seguita fino a che poi non si è inabissata in ed è sparita alla nostra vista. Si trascinava la rete. Aveva purtroppo questa, anche dei galleggianti, una rete che praticamente gli era entrata in bocca come un morso e gli si era arrotolata intorno al corpo. La Sardegna, così come tutto il Mediterraneo, sono un hotspot di biodiversità incredibile per quanto riguarda cetacei, ma in generale l'intera isola anche a terra. È un hotspot di biodiversità del Mediterraneo, la Sardegna. Cerchiamo di conoscere, più conosciamo e più possiamo cambiare le cose, quindi ritengo che dobbiamo informarci su tutto quello che facciamo, da quello che mangiamo, quelle attività che andiamo a fare. Informiamoci, qualcosa la possiamo cambiare di sicuro. Osservate prima di fare qualcosa, poi vi muovete cercando di reperire tutte le informazioni possibili, fatelo sempre rivolgendovi agli esperti, dopodiché potete godervi il mare, l'ambiente in serenità e senza la paura di essere un danno per nulla. Volete gettare l'ancora? Fatelo dove vedete chiaro, dove c'è la sabbia o dove ci sono le rocce. Se vedete una macchia scura, non fatela, perché sono tantissime le barche che noi vediamo che gettano l'ancora, finisce sulla Posidonia, arriva il vento, sposta la barca, l'ancora trascina via tutta la Posidonia e perdiamo irrimediabilmente un habitat unico che abbiamo in Mediterraneo e che fornisce protezione e sostentamento a tutti i pesci.